Gossip 3 grado stagione, ecco cosa succederà nell'ultima puntata del 22-12 Winzuiden. Anticipazioni sugli ultimi due episodi della terza stagione di Gomorra di venerdì 22 dicembre. Dopo la messa in onda di ieri sera dell'episodio 9 e 10, cresce l'attesa per la sesta ed ultima puntata della terza stagione di Cancelletto Gomorra, la serie TV trasmessa ogni venerdì alle 21:15 in prima serata su Sky Atlantic. La serie TV con protagonisti Ciro Di Marzio e Jenny Savastano è arrivata al gran finale di questa terza stagione che ha fatto registrare buonissimi ascolti in termini di Auditel, sia per quanto riguarda la televisione che per quanto riguarda lo streaming. Nonostante gli ottimi risultati, c'è da aggiungere che sono comunque leggermente calati rispetto a quelli fatti registrare nelle prime due stagioni. Calano leggermente gli ascolti della serie targata Sky, rispetto alle prime due stagioni. Infatti, andando nel dettaglio, l'anno scorso è stata registrata una media di oltre 1 milione di telespettatori fissi per puntata, mentre per quanto riguarda questa terza stagione il numero è sceso a circa 800.000 persone, anche se c'è da dire che allo stesso modo sono aumentate le visioni online. Dunque, in fin dei conti confrontando anche i numeri online, il bilancio può essere considerato più che positivo. Infatti, gli sceneggiatori sono molto soddisfatti di questi numeri e quindi sono già al lavoro per la trama della quarta stagione che potrebbe andare in onda tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019. Anticipazioni episodio 11 e 12 di Gomorra 3. Ma torniamo al nostro finale di stagione, video, che andrà in onda, il prossimo venerdì 22 dicembre in prima serata alle 21:15 su Sky Atlantic. Secondo le prime indiscrezioni, nella puntata finale della serie TV ispirata al romanzo dello scrittore napoletano Roberto Saviano, Patrizia incontra nuovamente i confederati e allo stesso tempo Jenny Savastano scopre che sua moglie Azzurra e suo figlio Pietro Savastano, sono in pericolo di vita, in quanto i boss dei confederati avrebbero intenzioni di ucciderli entrambi. Proprio per questo motivo, vedremo il figlio di Don Pietro in una vera corsa contro il tempo per riuscire a salvare la vita alla sua famiglia e per farlo mettere a rischio la sua stessa di vita. Inoltre, nel dodicesimo episodio, Ciro Di Marzio, Jenny ed Enzo hanno firmato la pace con i confederati e sono riusciti ad ottenere alcune zone del centro di Napoli. Ma come vedremo negli episodi di venerdì 22 dicembre, la pace sarà soltanto apparente, in quanto c'è qualcuno nell'ombra che sta tramando alle loro spalle.